ringrazio a tutti i presenti e grazie di essere intervenuti alla 16ª rassegna di Corali Polifoniche Natale 2021, un canto viene dal cielo, ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Coro Polifonico Canto Libero. Inserita da anni nel programma dei festeggiamenti per il Santo Natale del Comune di Allerona, la manifestazione è diventata ormai un appuntamento fisso. Lo scopo di questa rassegna è quello di far esibire più cori polifonici, con esperienze diverse e provenienti da varie località, così da creare un momento di aggregazione in nome della musica, senza alcuna competizione. Dopo la rassegna virtuale dello scorso anno, resasi necessaria a causa della pandemia tuttora in corso, finalmente siamo tornati a realizzarla in presenza, anche se purtroppo, per vari problemi di carattere organizzativo, a farne da cornice non è la bellissima chiesa di Santa Maria, ma comunque l'altrettanto bello e interessante museo dei cicli geologici. Ringraziamo tutte le autorità intervenute, il sindaco Sauro Basili, che sostiene tutte le attività e gli spettacoli organizzati dall'associazione, la Regione Umbria, che ritenendo questa rassegna importante per il nostro territorio da qualche anno ha concesso il suo patrocinio nonché l'utilizzo del logo, l'assessore alla cultura Angela Giribini ed il comune di Allerona, la Banca Centro, la Proloco di Allerona, la cooperativa di comunità Oasi, in particolare il presidente Giampaolo Giovannini, che ci ha concesso l'utilizzo del museo, ed il responsabile del museo Massimo Luciani, il CESVOL, la GEAFLOR. Come spesso accade, la scelta dei cori da ospitare non è quasi mai casuale e di sicuro non lo è stata quella del coro ospite dell'attuale rassegna. Con questo coro, anche perché appartenente alla stessa vicaria dell'associazione ospitante, negli anni ci sono state collaborazioni per l'animazione di alcune celebrazioni liturgiche. Inoltre, le due formazioni sono intervenute insieme ad alcune rassegne corali, tra queste la 22ª rassegna di cori a Chianciano, la rassegna Natale in coro organizzata dall'Arcum nel Duomo di Orvieto e la Coralmente Rotary, grazie alla quale sono state inserite nella compilation una canzone per il Rotary con il brano Va pensiero di Giuseppe Verdi, eseguito dai componenti di entrambi i cori, accompagnati da alcuni musicisti della Scuola Comunale di Musica di Orvieto. Il coro di cui si sta parlando e che si esibirà questa sera come ospite della rassegna è la corale polifonica del Duomo di Orvieto, Vox e degli Urbilum, formatasi nel 2002 sotto la direzione del maestro Stefano Benini. Oltre all'attività liturgica presso la Basilica Cattedrale, il coro svolge una considerevole attività concertistica nella propria città e in altre città dell'Umbria e d'Italia. Ha collaborato con numerose associazioni culturali come Lions Club, Rotary Club, Croce Rossa Italiana e ha preso parte a diverse manifestazioni e rassegne in collaborazione con altre realtà corali italiane. Il coro ha partecipato alla realizzazione di numerosi allestimenti scenici, collaborando con artisti come Edoardo Siravo, Vanessa Gravina, Paola Gasman, Arnaldo Ninchi. Nel 2009 la corale si è esibita a Roma nella Basilica di Santa Maria in Cosmedin e nella Basilica di San Nicola in Carcere, inaugurando in quest'ultima il Cor Winter Fest, ovvero la seconda rassegna internazionale della musica corale promossa dall'Associazione Fabbrica Armonica di Roma. Nel 2015 ha preso parte alla quarta edizione dell'Umbria Folk Festival collaborando con Ambrogio Sparagna. A tutto questo si affianca l'attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio musicale,
Nel 2018 ha infatti riscoperto ed eseguito in prima assoluta il Magnificat in Re maggiore di Giuseppe Pedota, maestro di cappella presso la cattedrale di Orvieto alla fine del XVIII secolo. I brani con i quali ci allieteranno questa sera sono Puer Natus, introito gregoriano della messa del giorno di Natale, Maiestà non può fallire, una lauda in volgare musicata tratta dal Laudario di Cortona del XIII secolo, Gaudete, Christus est natus, un mottetto medievale giunto fino a noi grazie alla raccolta finlandese Pie Canciones della fine del XVI secolo, Verbum caro factum est, un villancico, raffinato brano polifonico di corte di derivazione popolare del XVI secolo, Tu sei nato parvolo, melodia popolare francese del XVII secolo, Gioia per noi, canto tradizionale inglese del XVIII secolo, basato sulla melodia del Messia di Handel, e Es de Dir, in song, contesto basato sul Salmo 42 dell'americano Martin Mister. Dirige ed accompagna il suo coro in alcuni brani il maestro Stefano Benini.
Thank you.
Maria, te voglio l'aspettato.
descrizione del coro ospitante e organizzatore. Il coro polifonico Canto Libero si può definire anomalo, perché attivo ad Allerona da quasi 17 anni è un coro che, a differenza di molti altri, non è espressione della parrocchia. Formatosi nel febbraio 2004 sotto la direzione del maestro Maria Luisa Manno, con un organico di circa 15 elementi, nel 2005 si costituisce in associazione, della quale appunto il coro è la massima espressione. Ha partecipato a numerose rassegne di corali polifoniche in varie città ed anche fuori regione. Tra le altre ricordiamo quella a Spoleto, in occasione dell'apertura del Festival dei Due Mondi del 2009, e la manifestazione Lunghe in Festa. Dal 2006 organizza la presente rassegna di corali polifoniche Un Canto Vien dal Cielo, tenutasi fino al 2018 grazie al sostegno del precedente parroco Don Luigi Farnesi presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Allerona. Dall'agosto 2008, in organico ridotto, l'associazione Canto Libero collabora per le parti corali con l'associazione Spazio Musica di Genova nella messa in scena di opere liriche eseguite presso il teatro Luigi Mancinelli di Orvieto. In questo stesso ambito, nel 2011 ha partecipato all'allestimento della Bohème al Teatro degli Industri di Grosseto, nonché del Rigoletto, della Carmen e di nuovo della Bohème presso il Teatro La Gare du Midi di Biarritz, in Francia. Il repertorio del coro, il cui organico ha subito molte variazioni negli anni, passando da un massimo di 30 ad un minimo di 10 elementi, spazia tra i diversi generi musicali, dal religioso al profano, dalla musica leggera a quella classica, dalla musica operistica a quella popolare. È iscritto all'Associazione Regionale Cori dell'Umbria, ARCUM, del cui direttivo fa parte il suo stesso direttore, maestro Maria Luisa Manno, in qualità di consigliere, ed è associato alla FENIAR, Confederazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali. Questo pomeriggio propone, come è nel suo stile, brani di vari generi, alcuni dei quali rielaborati, tradotti e adattati al coro dal direttore, il maestro Maria Luisa Manno. I brani in questione sono Christmas Processional, un insieme di vari brani natalizi con arrangiamento dell'americana Linda Spevacek, Bambino Divino, antica lauda di Anonimo del XVI secolo, Canto di Maria, un canto tradizionale italiano di Anonimo del XVII secolo, conosciuto anche come O guardate begli angeli santi, Pastori di Bepi De Marzi e Christmas Gloria, un canto tradizionale spagnolo con parole e musica di Larter, e Jingle Bell Rock con l'arrangiamento dell'americano Mac Huff. Dirige il maestro Maria Luisa Manno. Buon ascolto.